Cari amici, ben ritrovati con questa prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Regionali, gli impresentabili per l'antimafia, dicono sono 9 in Campania, 3 in Puglia e 1 in Valle d'Aosta. Liste pulite in 4 regioni. E questo è il giudizio dopo lo screening in base alla Severino e codice di autoregolamentazione delle liste elettorali nelle 7 regioni al voto. 5 bocciati a supporto di De Luca, 4 tra i candidati di Forza Italia e Lega. In Puglia 2 corrono per Emiliano. Il governatore ha detto devono fermarsi subito e Albani risponde mi ritiro. Diminuiscono 15 e quindi a 13 volti bocciati rispetto ai 17 della scorsa tornata elettorale nelle regioni. Coronavirus, i dati, 1585 nuovi casi con 101.000 tamponi, 13 morti, prosegue l'aumento dei ricoveri. Tutte le regioni hanno riportato nuovi positivi nelle ultime 24 ore, quelle con il maggior incremento sono la Lombardia con 281 e la Campania con 195. Ancora in crescita il numero dei malati, degli ospedalizzati e delle persone in terapia intensiva. Nel Regno Unito 2 milioni di persone di nuovo in lockdown, allarme in Francia, superate ancora i 10.000 contagi in 24 ore. La misura è stata introdotta nel nord-est dove si registrano tassi di infezione locali compresi al momento fra i 70 e 103 casi diagnosticati per ogni 100.000 abitanti, superiore alla media nazionale. Allarme anche in Francia dove sono stati registrati 50 nuovi decessi. Ospedale Galliera è esposto alla Corte dei Conti dell'ex 5 Stelle Salvatore dopo il mutuo, dice rischio forte impatto economico su casse pubbliche. Il progetto per la costruzione dei nuovi padiglioni del nosocomio, caro al Cardinal Bagnasco, è al centro di un esposto presentato in questi giorni alla Procura della Corte dei Conti Ligure dalla consigliera e oggi candidata alla presidenza della Regione per la lista Il Buonsenso. Sotto accusa il maxi mutuo da 75 milioni concesso dalla Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa. Pistoia, 50enne, si suicida gettandosi da un ponte. La compagna trovata morta in casa, ipotesi omicidio-suicidio. L'episodio è avvenuto a Mammiano, località vicino a San Marcello Pistoiese, a oltre 60 km di distanza dal paese in cui viveva la coppia. I due hanno una figlia molto piccola che ora si trova dai nonni. Per gli inquirenti il movente potrebbe essere riconducibile a dissidi di natura sentimentale. Rapina in un bar a Foggia, ferito gravemente il figlio del titolare, aveva reagito ai malviventi. Ha reagito quando i rapinatori sono entrati nel bar di suo padre e per questo è stato colpito al volto, rimanendo ferito. È grave quindi Francesco Traiano, 38 anni, figlio del titolare del bar Gocce di Caffè in via Guido D'Orso a Foggia. Processo Messina Denaro, il PM Paci non vuole ascoltarlo in aula. L'ex pentito invia 3 denunce, così getta ombre sulla procura. L'ex collaboratore di giustizia Vincenzo Calcare ha inviato al giudice di Caltanissetta 3 plichi pieni di accuse contro il procuratore Gabriele Paci, colpevole di essersi opposto alla richiesta dell'ex pentito di essere ascoltato in aula. L'avvocato della famiglia Borsellino manifesta vicinanza al magistrato, dice animato da un profondo spirito di ricerca della verità. Cari amici, termina qui questa prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.